Le Antille olandesi sono tre isolette molto comode, gettonate soprattutto nel periodo degli uragani per chi tiene la barca ai Caraibi. Sono apparentemente Europa perché sono un'estensione sostanzialmente delle ex colonie olandesi, ma tutte con una loro certa autonomia. Per chi come noi proveniva dalla Saves in Venezuela, erano una tappa quasi obbligata e anche molto comoda perché sono a una distanza di 50 e 80 miglia. Però queste isole non sono piaciute per niente, sono scomode, hanno posti limitati e sono molto costose. Per chi arriva a Bonaire, sappiate che trovare una boa è molto difficile, anche se la prenotate per tempo, sono spesso e volentieri in condizioni discrete, ma non adatte per barche molto grandi sopra i 15 metri. Per cui ci siamo rivolti alla marina. È interessante sapere che la marina è chiusa la domenica e chiusa nell'ora di pranzo e dopo le 5, per cui si entra solo di giorno. Dopodiché ci siamo spostati a Spanish Water, ampia baia, molto affollata, talmente affollata che molte barche sono su corpo morto stanziale che gli armatori si sono creati e si sono inventati, per cui ho dovuto attraversare tutto il canale dello sci nautico con 100 metri di catena per stare davanti a questo campo boe fittizio, quindi poco spazio. Molta burocrazia, molto scomoda da raggiungere e da fare tutta la procedura. Dopodiché siamo andati a San Pedro, al nord, dove abbiamo lasciato l'ancora, avendo già fatto l'uscita, e ci siamo diretti poi direttamente su Aruba, dove abbiamo aspettato una finestra meteo per attraversare Cabo Las Velas. Però ci siamo formati alle isole Las Mones, sono due isolette unite insieme, venezuelane, con una guarnigione militare molto ospitale. Portate cibo, non portate alcol, quello c'è sempre in abbondanza. Mentre Aruba è un'isola veramente scomoda, sia per lasciare il dinghy a terra, sia per fare la spesa. Quindi arrivate ben riforniti anche perché è molto cara. Pianificate molto bene la vostra navigazione attorno a Cabo La Velas. Io ho scelto di andare sotto costa con 25-40 nodi di vento e circa 2 metri d'onda. L'alternativa è farlo andando al largo per evitare le onde grandi, ma sappiate che su Santa Marta più o meno ci sono sempre perché il fondale comunque risale molto e molto velocemente. In gamba. Stiamo per lasciare l'arcipelago di Las Aves. È un bellissimo posto, pieno di uccelli, sule e fregate che nidificano in questo posto. È praticamente solo noi e loro. Devo dire, hanno anche salvato la barca, non l'hanno mitragliata pesantemente. E è un posto dove ci si può stare se ci sono 10-15 nodi d'aria, perché c'è solo un reef molto basso e quindi non c'è una protezione assoluta dalle onde dell'oceano. Da qua abbiamo fatto vela sostanzialmente per l'arcipelago delle ABC. La nostra rotta ci ha portato a scapolare il faro di quest'isola che è molto bassa. E sostanzialmente non è possibile trovare una boa nelle stagioni ottimali, bisogna prenotarla per tempo, mentre in marina all'inglese si trova spazio, ma dovete avere una presa 110 dello tipo americano, quindi Marinco o similare. Dopodiché, a parte il tuffo nell'Europa, potete organizzare una gita all'interno dell'isola noleggiando una macchina e dopo aver espletato le pratiche burocratiche che sono abbastanza semplici, ma prive di entusiasmo, come spesso accade in questi posti. L'isola è famosa per i suoi fenicotteri, non ne trovate di più in Sardegna, a Olbia o a Goro, a Ferrara, ma soprattutto gli asinelli, perché una volta erano usati per movimentare sostanzialmente le saline, il sale, che era la peculiarità di quest'isola. Dopo questi animali e i fenicotteri, resta da visitare la parte relativa al villaggio degli schiavi. Sono delle casupole molto piccole dove venivano alloggiati più e più e più schiavi. Ci sono un po' di fari, il giro dell'isola si fa velocemente in una giornata, mentre quest'isola è decisamente il paradiso per chi fa kitesurf e chi vuole fare le immersioni. Però non vi aspettate di fare uno snorkeling facile perché c'è corrente e soprattutto dopo 10-15 metri dalla riva
il fondale va in uno strapiombo di 20 metri, quindi dovete essere anche dei sub abbastanza esperti. Ovviamente è tutto organizzato e potete andare a Kleine, piccola Curaçao, piccola Bonaire, scusate, dove potete vedere praticamente alcuni resti di qualche nave, qualche detrito, un po' di corallo, ma niente di eccezionale nonostante sia parco da molto tempo. Il pesce non manca. Curaçao è l'isola più grande, un po' sullo stile di Bonaire, ma di fatto troverete più possibilità, soprattutto per quanto riguarda i lavori alla barca. Innanzitutto perché c'è il cantiere, si accede al cantiere attraverso il ponte mobile dove entrano le navi e si può prendere il traghettino quando il ponte mobile è aperto, è totalmente gratuito. È un'isola ovviamente dedicata a un turismo stile americano, fanno vedere un pezzettino d'Europa e quindi consentono agli americani di vivere un attimo un'idea del nord Europa. Ogni volta che ci si sposta di ancoraggio bisogna fare le dichiarazioni, quindi questo rende tutto molto complicato anche perché gli uffici sono dislocati in più posti e molto scomodi. Il mercato dei venezuelani è ormai ridotto all'osso. Da qua siamo andati a nord dell'isola per dormire nella baietta di San Pedro, fattibile solo con bel tempo, nessuna risorsa a terra e salpare la mattina presto per andare ad Aruba, dove ci ha accolto ovviamente il classico temporale, c'è pochissimo spazio e anche pochissimo fondo all'interno della laguna. E le risorse qui sono molto costose e per ormeggiarsi con il gommoncino bisogna fare 1,5 miglia e andare all'interno della marina, trovare un posto, anzi qualche volta bisogna anche pagare. C'è un piccolo cantiere, ma attenzione perché il canale per arrivarci è veramente difficile e non c'è fondale. Invece è più tattico sapere come sono le isole dell'arcipelago Las Mones, venezuelane, vedete hanno unito due isole praticamente con una diga, potete ritrossarvi dietro, trovate ospitalità dai gentilissimi venezuelani, tutti militari, portate da mangiare, come ho già detto, e riposatevi per attraversare Cabo Las Vegas.